Amici cinefili, bentrovati. Oggi vi parlo del film del 2015, Mordecai, dalla regia di David Coep, tratto dalla serie di romanzi di Kirill Bonfiglioli, che se non erro in Italia stanno uscendo, tradotti, perché non erano stati tradotti. Durata 107 minuti, genere essenzialmente commedia. E Charlie Mordecai è un mercante d'arte e ha una marea di debiti, diciamo che è proprio sull'orlo del lastrico e diciamo che litiga con la moglie, una bravissima Gwyneth Paltrow, a cui viene dato un incarico da Ewan McGregor, che interpreta l'agente Alistair Marland, deve ritrovare un antico quadro del Goya che si dice la leggenda che dietro questo quadro ci sia il codice di un conto corrente che possa portare al mitico tesoro dei nazisti. E effettivamente ricorda un po' le avventure di James Bond, strizza l'occhio a James Bond, e comunque il tutto recitato con una comicità molto a denti stretti, diciamo British. La macchietta più frequente in tutto il film sono i baffi di Mordecai, che ricordano quelli di Poirot. Questi baffi a manubrio, che porteranno non pochi problemi al grande Johnny Depp, soprattutto nei confronti di sua moglie, visto che non riesce a baciarlo perché gli ricordano, una vagina. Ma a me è piaciuto, ho letto abbastanza critiche negative su questo film. Johnny Depp che strizza l'occhio sempre a Jack Sparrow. Un film scritto male, combattute trite e ritrite, attori che sembrano stagliarsi come delle macchiette, incluso Johnny Depp. Io invece non sono d'accordo. Io ho scelto di vedere questo film invece di vedere 50 sfumature di grigio, che non credo vedrò, perché non ho alcun motivo di vedere un film che non mi attira come 50 sfumature di grigio e che purtroppo noto molte persone, anche non amanti del cinema, vanno al cinema per vedere 50 sfumature di grigio. Non riesco ancora a capire cosa li spinga. Se voi lo sapete, rispondetemi, per favore, aiutatemi. Quindi io vi straconsiglio questo film. Certamente non è un film bello, perfetto, come potrebbe essere un avventuroso Pirati dei Caraibi, ma è però, se amate le commedie British e piene di ironia, assolutamente Mordecai è straconsigliato. E poi, secondo me, l'interpretazione di Johnny Depp è abbastanza divertente. Certo, alcuni tic ricordano l'onnipresente Jack Sparrow. E secondo me sono stati eccessivi i gridolini, perché durante il film lui fa degli strani gridolini che sembrano belati di pecora certe volte. Certamente ripetendoli più di una volta poi danno un po' di fastidio, però effettivamente io ho riso, se non di gusto, però in molte scene ho riso, anche nella scena iniziale quando contratta un vaso cinese con Hong Kong, con un credo cinese, e poi non finirà molto bene la trattativa. Ma devo dire, un attore che mi ha sorpreso in questo film è stato il Bettany, che interpreta la guardia del corpo di Mordecai, Jock, è un Latin lover. Che salva Charlie da ogni guaio, e Charlie è viziatissimo, non riesce proprio a difendersi. Addirittura spara, credo, più di 3 volte alla sua stessa guardia del corpo. Quindi a un certo punto lui stesso gli dice: "Guardi, capo, non usi pistole, è meglio." Che altro devo aggiungere? Per me va visto anche al cinema. Certo, non aspettatevi un film da 10 e lode. Ma ripeto, se voi siete degli amanti delle commedie, allora ve lo straconsiglio, soprattutto se amate Johnny Depp. Sì, a tratti potrebbe anche sembrare piatto, poco divertente, scontato, monotono, soprattutto la seconda parte, quando va in California, forse è la parte più debole, però
Però quando lotta nella casa d'aste, dietro le quinte, mi ha ricordato in certi punti Austin Powers. No, insomma, vedetelo e fatemi sapere se anche voi avete apprezzato. Fatemi sapere se anche voi l'avete visto, se andrete a vederlo. E noi ci vediamo al prossimo Framovie. Ciao!